Perfetto, buonasera amici e amiche, bentornati alla terza puntata della trasmissione L'Incontro, format di Agile Campanus, targato Napoli News Magazine, testata giornalistica con la quale siamo in collaborazione. Stasera tratteremo un argomento abbastanza delicato, lo tratteremo con tutte, come dire, le cautele del caso. Parleremo di testamento biologico, parleremo di eutanasia. Con noi in studio questa sera abbiamo il presidente dell'associazione Exit Italia, dottor Emilio Coveri. Buonasera a tutti. Il dottor Neri Marchisio, responsabile della comunicazione. Buonasera. Abbiamo Marco Longhi, scrittore, autore del libro Il Viaggio, di cui parleremo successivamente, e la dottoressa Tiziana Palumbo, responsabile regionale di Exit. Con noi la nostra consulente di sempre, la dottoressa Rita Menditto, psicologa, psicoterapeuta. Primo giro di domande. Allora, presidente e rituale, ci dica e dica anche ai nostri ascoltatori che cos'è Exit, da cosa nasce e perché nasce. Diciamo che Exit Italia è nata a Torino il 7 settembre del 1996 con tre obiettivi principali, che erano quelli, soprattutto il primo, quello di far parlare e alimentare il dibattito sull'eutanasia nel nostro paese, un dibattito che allora era totalmente assente. Il secondo obiettivo, che fosse anche, diciamo, stato raggiunto ultimamente, è stato quello di vedere le disposizioni di volontà messe per scritto attraverso un documento chiamato testamento biologico da parte, diciamo, di una persona che in un momento della sua vita sottoscrive questo documento nominando un fiduciario e dando queste disposizioni che riguardano la fine della propria esistenza, una fine che naturalmente vogliamo tutti noi che sia dignitosa, ma soprattutto senza inutili ed atroce sofferenze. Il terzo obiettivo è quello sicuramente forse più difficile in questo nostro paese da ottenere e da raggiungere, che è sicuramente una normativa di legge che regolamenti appieno il discorso eutanasia e morte volontaria medicalmente assistita, detta anche suicidio assistito. Noi siamo nati con questo, diciamo, con questi tre obiettivi, due dei quali sono stati sicuramente raggiunti in questi anni, perché a parte molti casi eclatanti che si sono verificati e di cui se ne parlava sempre soltanto quando venivano fuori questi casi. L'obiettivo di fare perlomeno un dibattito sereno, pacato, tra tutti quanti e soprattutto quella della dichiarazione di volontà, che testamento biologico, che ultimamente si è risolto con la legge 219 del 2017, entrata in vigore a gennaio di quest'anno, ossia il DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. È molto importante questo perché vediamo finalmente, dopo tanti anni di lavoro e duro lavoro, riconosciute queste volontà di una persona che le mette per iscritto e stabilisce quale deve essere e quale vuole, quale che desidera sia la sua fine della sua vita. Perfetto. Marchisio Neri, lei è responsabile della comunicazione di Exit. Quali sono le difficoltà che si incontrano dovendo comunicare alla gente e far sì che la gente comprenda bene e che passi il giusto messaggio? La difficoltà più grande è il fatto che non c'è ancora un dibattito ampio. E quindi, per rispondere alla sua domanda,
non ci si conosce, non si conosce il tema. Eutanasia è spesso associata agli animali, eutanasia è spesso associata ai nazisti, mentre la definizione che usano in Olanda la NVVE, cioè l'associazione Nostra Consorella Olandese, è eutanasia, provocare, aiutare alla morte una persona che ne faccia richiesta. Si fa richiesta di morte quando la vita ha dei problemi, quando la vita non è più tollerabile. E noi ci rifacciamo all'associazione olandese che ha già la legge già fatta, ha un'associazione molto potente, molto grossa, con dentro anche dei politici, quindi hanno, come si dice in italiano, i santi in paradiso, mentre da noi facciamo una fatica enorme. L'unica appoggio politico che abbiamo è quello dei radicali con Cappato, che comunque siamo in collegamento con loro. Fautore anche di un viaggio particolare. Ah, adesso è stata adesso rimandata da, adesso non so bene i termini tecnici, dalla consulta la sua decisione per dire se Cappato sia innocente o colpevole in base all'articolo 579 o 580 del codice di procedura penale, cioè aiuto e induzione al suicidio. Però lì non so dirle precisamente come andrà a finire, non si può sapere ancora. No, c'è un precedente ancora in corso. È stato appena rimandato dalla Corte dicendo che che manca la legge. C'è un vuoto dovranno legislativo. Fare la legge, insomma. C'è un vuoto legislativo. C'è un vuoto legislativo. Per quello che riguarda invece personalmente me, che sono webmaster, la cosa più forte che abbiamo fatto è il sito exit-italia, che su Google, scrivendo eutanasia Svizzera, noi siamo i primi in assoluto, questa è la cosa più efficace, la googleabilità. Perfetto. Invece Marco Longhi, il viaggio. Io ho avuto modo di leggere non tutto il libro, purtroppo, perché mi è arrivato tardi la copia che mi hai mandato. Parlane tu. Cosa ti ha spinto a scrivere un libro così anche pesante per certi aspetti? Certo. Perché la materia che tratti è pesante. È pesante, è chiaro. Ma mi ha spinto una testimonianza, diciamo così, perché il racconto è una storia vera, è una storia vera di una persona che ha deciso di andare a morire in Svizzera. Ma perché ha deciso di andare a morire in Svizzera? Perché in Italia non si può ancora fare tutto questo. Quindi mi leggo molto spesso a quello che dice il nostro Presidente, che noi in Italia siamo costretti ad andare a morire in esilio quando prendiamo una decisione così forte. Questa persona che conoscevo è andata a morire in Svizzera perché era malato di una malattia degenerativa, ovviamente, senza possibilità di guarigione. E chi l'ho accompagnato mi ha raccontato tutto quanto per filo e per segno come sono andate le cose. E quindi io ho voluto raccogliere tutte queste informazioni per poter divulgare, per poter parlare al mondo di quello che, di come può essere un viaggio verso la morte quando si è deciso proprio di andare a morire perché non se ne può veramente più. Questo è il motivo. Tiziana Palumbo, lei si è associata, è corretto dire così, sì, da poco, se ho capito bene, sì, perché abbiamo parlato, ci siamo scambiati qualche battuta prima di andare in diretta. Una scelta dettata da cosa? Una scelta dettata, penso, come ognuno di noi in famiglia ha avuto dei casi di forti dolori, di forti sofferenze. Io ne ho avuto più di uno e per me ho scelto una strada diversa e quindi mi sono iscritta a questa associazione. Ho avuto modo di conoscere telefonicamente il presidente, con il quale si è stabilita già telefonicamente un'empatia mostruosa. Lui ha sentito questa mia volontà di voler essere non solo un'iscritta, ma di voler partecipare attivamente e mi ha invitato a questo congresso che loro effettuano ogni anno a maggio a Torino, dove è la loro sede principale. Io sono partita. Noi lo ricordiamo, i nostri ospiti di questa sera vengono tutti da Torino. Sì. Quindi io sono partita molto istintivamente da sola da Napoli e sono stata accolta da questa associazione magnifica e quello che mi ha colpito di loro, che
è un'associazione di pancia, nel senso che ognuno di loro veramente sente propria la questione. E quindi questa cosa mi ha appassionata molto, il presidente mi ha dato l'opportunità di diventare coordinatrice di Napoli e della Campania, spero di fare del mio meglio e di continuare, perché è un argomento che mi interessa molto. Perfetto, prima di continuare a dare la parola alla dottoressa Rita Menditto, psicologa, psicoterapeuta, io voglio ricordare che potete interagire con noi telefonandoci in diretta 081-193-24-238, il numero appare anche in sovraimpressione, o potete interagire con noi con la diretta Facebook con la quale siamo collegati. Come vedete, ogni tanto abbasso lo sguardo e voglio, non riesco a salutare tutti, veramente siete tantissimi, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta. Dottoressa Menditto, cosa emerge da questo primo giro di domande? La paura di lasciarci o la paura di restare? Beh, sicuramente... Restare nella sofferenza. Certo, assolutamente. Quello che mi è rimasto in questo giro di domande è la forza con cui si sceglie di esserci oppure di non esserci. Ecco, il viaggio vissuto, anche se in maniera secondaria, del nostro scrittore... ha detto, è stata una forte esperienza, io non sono riuscita a sostenere la forza e così ho avuto la necessità di trasmetterla, trasmettere anche e soprattutto, dobbiamo dire, il dolore, perché non dobbiamo dimenticare che tutto questo è assolutamente coronato dal dolore. A me mi colpiva una frase, in particolare di Marco Longhi, ho voluto sostanzialmente immortalare questo percorso di questa persona, sua amica, mi pare di aver capito. Sì. Quindi exit, però poi sostanzialmente li lasciamo con noi in un certo modo, quindi non ci lasciano mai. È un'uscita, ma fatemi passare il termine, quasi un'uscita di sicurezza, giusto? Sì, assolutamente. Sappiamo, perché ci sono anche state fatte molte ricerche, le persone che vanno via, quelle che restano hanno un ricordo, e il ricordo è soprattutto quello dettato dagli ultimi momenti della vita della persona, ecco. È quello che rimarrà per sempre ed è quel motivo per cui probabilmente quello che resta è di questi ultimi momenti di vita delle persone. Presidente, le tocca di nuovo. Io, lei nella sua esposizione molto ampia, tra l'altro, ha toccato un pochino tutti gli argomenti, però a me farebbe molto piacere spiegare bene la differenza fra testamento biologico e eutanasia, perché c'è una differenza sostanziale forte. Sì, sicuramente. Prima di dare questa, diciamo, informazione specifica, volevo rifarmi, dopo anche tutto questo giro di discorsi che abbiamo fatto, alle parole di Indro Montanelli, che per me è stato forse un padre che ho conosciuto personalmente, il quale disse in una conferenza a Milano tanti anni fa, se abbiamo un diritto alla morte, abbiamo anche un diritto alla vita. Se abbiamo un diritto alla vita, abbiamo un diritto anche alla morte. Sta a noi, deve essere riconosciuto a noi il poter decidere il quando e il come della nostra morte. E qui sostanzialmente entra in gioco il testamento biologico. Perché vogliamo mettere per iscritto, affinché tutti possano rispettare questa nostra volontà, questa nostra decisione, che per fortuna di tanti non c'è bisogno, ma si potrebbe arrivare al momento, come anche descritto bene nel libro di Marco Longhi, Il viaggio, di una persona dove non è più vita. Ed è questo lo sostanziale, il discorso tra eutanasia e testamento biologico. Anzi, io direi che forse non c'è un nesso vero e proprio. Perché eutanasia, che poi tra l'altro è una parola molto brutta, tutto sommato, è anche fraintesa. Perché il discorso del decidere di noi stessi, noi per esempio abbiamo uno slogan, eutanasia è decidere per se stessi. Ma perché? Perché dobbiamo essere noi, avere questa possibilità di prendere una decisione tragica, in un momento di una tragedia che può capitare a chiunque, dove la vita non può più essere definita vita e non può essere più vissuta e chiamata tale. Ora, a questo punto, decido per me stesso e decido
di farla finita sollevandomi da una questione terribile che si chiama malattia, come anche ben descritto anche nel viaggio, nel libro, di una persona che non ne poteva più. Allora a questo punto vogliamo dare la possibilità di questa decisione. E poi rientra il fatto che lei l'ha chiamato eutanasia, però tutto l'entourage del fatto, del diciamo di come avviene il suicidio assistito, perché attenzione, ricordiamo, Belgio, Olanda e Lussemburgo sono gli unici paesi al mondo dove esiste una legge proprio sull'eutanasia attiva, ossia l'intervento di un medico su un paziente che lo ha richiesto e che pone fine alla sua tragedia. Io dico anche un'altra cosa, attenzione, ricordiamoci che non è tanto semplice, anche quando uno fa una richiesta a una delle quattro associazioni svizzere a cui ci appelliamo per finire i nostri giorni dignitosamente, così dice te sì si fa, no calma, è una cosa complessa e complicata, bisogna fare portare delle cartelle cliniche, bisogna avere in pratica una malattia grave, irreversibile, clinicamente accertata da cartelle cliniche o dichiarazioni mediche e senza più possibilità di guarigione, se no il medico non ci può accettare. E lo stesso dicasi per quanto concerne la nostra decisione, noi possiamo essere decisi, quando andremo su in Svizzera per porre fine ai nostri giorni infami e pieni di dolori, il medico, che anche per legge è tenuto a far desistere il paziente dal suicidio, ci chiederà 50.000 volte, ma lo vuoi fare o non lo vuoi? Allora, quando tu l'avrai deciso, e c'è tutto questo processo, che poi alla fin fine è perfino terribile dirlo, ma noi abbiamo questa esperienza di tutti coloro, dei parenti, quelli che hanno accompagnato le persone che sono andate su in Svizzera a morire, che le persone malate bevono questa pozione, che è il pentobarbital di sodio diluita in un'acqua, con avidità. È questo che fa paura. Perché uno vuole farla finita, non vede l'ora di farla finita? Perché ne ha la sofferenza talmente forte, talmente grande, che non è più sopportabile e non può essere vissuta così con dignità. Questo è il problema, che non è poi tanto l'eutanasia di per sé, ma è poter concedere, a dare l'opportunità a una persona di scrollarsi di dorso questa terrificante tragedia. Incombe la pubblicità, prego la regia, pubblicità. Eccoci, buonasera, eccoci rientrati e bentornati in studio. Stiamo parlando, per chi si fosse collegato solo adesso, di eutanasia, di testamento biologico, stiamo parlando di una materia veramente delicata. E nel primo passaggio di domande il presidente, dottoressa, ha detto qualcosa di straordinario, ma di straordinariamente forte. Io non so come definirli, se pazienti terminali o eroi o coraggiosi, la bevono la dose di medicinale che li accompagnerà al trapasso con avidità. E questa cosa fa paura, diceva il presidente. Perché fa paura, secondo lei? Beh, veramente è un argomento così grande, ci sarebbero tante variabili da dover valutare e soprattutto bisognerebbe conoscere la storia di tutte le singole persone che scelgono di fare questo passo. Sono tante le variabili perché poi dobbiamo anche ampliare un po' il raggio, ci sono anche delle persone intorno che accompagnano queste persone. Bisogna cercare di comprendere il motivo per cui si fa, se per se stessi, se per vedere di non far soffrire più i propri familiari. Bisognerebbe comunque, senza ombra di dubbio, comprendere le motivazioni psicologiche, cercare di capire se dietro tutta questa scelta ci potrebbe mai essere una scelta dovuta a altro e non alla malattia. Perfetto, dottoressa Palumbo, vedere o fare smettere la sofferenza di un proprio caro, lei mi diceva che non da pochissimo, ma neanche da tanto, ha perso il suo papà e il suo papà l'avrebbe assolutamente praticata. Sì. Come ha vissuto quei momenti? Quando purtroppo lui ebbe questa sentenza di morte, perché nel momento in cui si è accorto di essere un malato oncologico c'era ben poco da fare, lui mi chiese: informati su tutto quello che c'è da fare per andare in Svizzera. Perché lui ancora prima di me era a conoscenza
di questo suicidio assistito che veniva praticato in Svizzera e io in questo modo sono venuta a conoscenza della Exit Italia. Poi ovviamente ti trovi ad avere a che fare con tutto un contorno familiare. Mio padre era padre, era marito, quindi giustamente ha dato una chance anche alla moglie, a noi figlie, di tentare di approcciare delle cure. È arrivato fino a un certo punto, poi ha detto basta, ha sospeso ogni tipo di cura e ha preferito insomma finire i suoi giorni prima del tempo pur di non andare oltre, usando dei cerotti di morfina che comunque sicuramente hanno accelerato un percorso. Io una cosa volevo dire, molta gente ha paura di queste cose, dice no, la morte deve essere un fatto naturale, bisogna seguire la natura. Poi quando si hanno dei figli non è semplice scegliere. Io mi trovo perfettamente d'accordo con quello che prima ha detto la dottoressa Menditto, che nella maggior parte dei casi quello che noi ricordiamo delle persone vicine, delle persone care, sono gli ultimi momenti della loro vita. E io le assicuro che determinate scene, anche dopo 10 anni o 20 anni, talmente atroci, non si dimenticano più. Per cui io sono profondamente convinta che prolungare le sofferenze sia un qualcosa di atroce non solo per la persona che le vive, perché arrivano a un certo punto che bevono avidamente perché non ce la fanno più, ma prolungarle è atroce anche per chi le vede e si sente impotente e non può fare niente e magari solo per un fatto egoistico preferisce tenere una persona imbalsamata in un letto, ma che in effetti non ha più una propria vita e non ha più una propria dignità. Perfetto. Nelly Marchisio, parlavamo prima dei paesi che praticano l'eutanasia, il percorso di fine vita, perché sono diversi, ci stanno dei casi attivi, altri passivi di eutanasia. Ci vuole dire un attimino le differenze, ma soprattutto i paesi dove si pratica? Sì, l'eutanasia si divide in diverse branche, cioè l'eutanasia attiva, quando un medico aiuta il malato che ha fatto richiesta direttamente. L'eutanasia passiva, quando il medico abbandona il malato a una morte naturale senza più cura. E poi c'è l'eutanasia clandestina, che è una cosa appunto clandestina, quando il medico si mette d'accordo con i parenti e aiuta il malato senza un'eutanasia attiva non autorizzata, sostanzialmente un'eutanasia attiva non autorizzata e non, di cui non se ne parla mai, non ci sono nessun dati, non c'è niente di ufficiale. L'eutanasia attiva è in Olanda e in Belgio. In Lussemburgo hanno la legge ma non è ancora attivata. L'eutanasia passiva invece in una quantità di paesi, dall'Ungheria all'Inghilterra, la Spagna forse anche, tanti paesi hanno l'eutanasia passiva, quindi quando il medico dice non c'è più niente da fare, lasciamo andare il paziente. Anche la Svezia. Anche la Svezia. In Italia invece... Spagna, Portogallo, un pochino ce ne stanno, oramai molti paesi europei. La macchia di leopardo in Europa che... Ma non è proprio un'eutanasia, cioè non è un paziente che fa richiesta al dottore, è il dottore che dice non c'è più niente da fare, lasciamolo andare. Per evitare il famoso accanimento terapeutico, sostanzialmente. Anche, sì. Perché l'accanimento terapeutico è... Il peggio della malattia stessa. È la cosa più terribile, l'accanimento terapeutico. Addirittura la Chiesa Cattolica è contraria all'accanimento terapeutico. Naturalmente contraria anche all'eutanasia, sia attiva che passiva, ma anche la Chiesa Cattolica è contraria all'accanimento terapeutico. Perfetto. Io volevo ritornare subito dal Presidente, però avevamo letto un passaggio molto bello sì. Che... a me farebbe molto piacere che lei lo leggesse anche ai nostri ascoltatori del suo libro. Molto volentieri. Si tratta di un momento, leggerò il momento in cui il nostro protagonista si sta avviando verso la morte, proprio il giorno stabilito. Quindi ha passato la notte in albergo, ha passato tutte le varie visite di controllo, eccetera, perché giustamente... Come diceva prima il Presidente, i medici sono tenuti a farti desistere da questa intenzione, fino a un certo punto, quando poi il paziente dice basta, è così.
e c'è il momento in cui da fuori dell'albergo sta per essere accompagnato in questa struttura dove porrà fine la sua vita. E dice questo: respiriamo un po', voglio godermi questi ultimi momenti della vita togliendomi una piccola soddisfazione. Eh sì, cara Sla, dico a te, tu per me hai un valore ancora più basso dell'odio. Quindi, bestia infame, non sarai più a condurre il gioco, ma sono venuto io a cercarti, sappi questo. Per me sei semplicemente un mezzo, un veicolo. Sei così subdola che ti nascondi dietro le sofferenze e alle umiliazioni, perché tu da sola non porteresti a niente. Senza uno stupido corpo al quale aggrapparti, non hai un senso, ma io darò un bel incarico alla mia amica morte. Proprio così, la morte, che diventa la mia alleata per separarmi finalmente da te e per riprendermi quello che mi hai rubato, la dignità di essere umano. La mia cara morte, lei sì che è una signora. Lei non fa differenze, lei esegue e basta. Ma lei esisterà sempre, mentre tu, piccola malattia, rimarrai soltanto un semplice triste ricordo. Sappi che sei già sulla buona strada, credimi. È toccante e è difficile anche analizzare questo passaggio, questo rivolgersi alla morte. E, Presidente, noi abbiamo assistito a dei casi simbolo, Luana Englaro, Welby, Luca Coscioni, ultimo DJ Fabio, eccetera. Voi esistete affinché non esistano più questi casi. Giusto? Ma sicuramente. Il nostro intento è naturalmente quello di poter dare le opportune informazioni affinché uno possa prendere una decisione anche così drastica. Io tutte le volte che sento questo passo mi commuovo, perché effettivamente è un momento dove la persona che è stata distrutta e ha avuto la vita distrutta da questa malattia ha una rivalsa fantastica, si allea con la morte, e questo non è poco. Ovvero sia, dobbiamo pensare, e prima anche la dottoressa lo diceva, bisogna verificare eventualmente tutti i casi che sono naturalmente in essere, ma la maggior parte di questi è dovuta al fatto che purtroppo uno non ne può più. E allora perché? Io dico sempre, ma è possibile impedire una persona, cioè si può vedere una persona soffrire oltre misura? No, io dico che non è lecito soffrire oltre misura. Se tu lo hai deciso, devi avere la possibilità di poter dire, e questo è un atto coraggioso, perché non tutti possono avere questa possibilità di avere questo coraggio di dire basta da domani. Oh, calcoliamo una cosa, la persona che decide di andare in Svizzera, oggi c'è, oggi pomeriggio beve il beverone, come lo chiamo io, domani mattina non c'è più. Quindi è un taglio netto di una questione che sicuramente rovina la vita, rovina l'esistenza, e poi i familiari, le persone che sono intorno. Pensate che non soffrono? Soffrono anche esse, perché stanno lì e vedono questa persona che non può fare più niente, e tu sei impotente, tu familiare sei impotente allo stesso maniera, nella stessa maniera, nella stessa misura in cui tu non puoi aiutarlo, e lui ti chiede aiuto. Ora, adesso, al di là di tutte le varie, così, chiamiamole pure interpretazioni che ognuno può dare a questo, a questi anche sentimento, e bisogna dare, noi quello che vogliamo è dare la possibilità a una persona di poter scegliere qui in Italia. Va bene, è stato chiarissimo, noi siamo veramente in chiusura, un telegramma proprio Neri Marchisio, poi chiude la dottoressa Menditto. Volevo ricordare che la Svizzera è l'unico paese che accetta gli stranieri, cioè i non svizzeri, per il suicidio assistito. Praticamente una persona fa domanda alle associazioni svizzere, la domanda viene valutata da una commissione medica, se viene data la luce verde, cosa che non sempre succede perché alcune volte la commissione medica non dà la luce verde, la persona può andare in Svizzera e ottenere legalmente a pagamento il suicidio assistito, che come vediamo nel filmato in sottoimpressione,
fatto con il pentobarbital di sodio via orale. Orale, sì, va benissimo. Proprio un flash, dottoressa, è difficile riassumere, abbiamo parlato di morte assistita, suicidio assistito, ma sostanzialmente cosa emerge? Emerge la libertà, la liberazione dalla sofferenza. Questo. Certo, non solo, noi dobbiamo considerare una cosa molto importante che forse tutti sottovalutano, dobbiamo ricordare che la morte è parte della vita, non è la fine, quindi il contrario della morte è la nascita. La morte è parte della vita di ognuno di noi, delle persone che ci circondano e di tutto quello che fa parte di questo. Brava. Va benissimo. Brava. Noi non abbiamo la presunzione di dare indicazioni a nessuno, però tuttavia speriamo di avere fatto un pochino di chiarezza rispetto a questa materia, ripeto, veramente molto molto delicata. In sovraimpressione sono passati, forse non so se se ne siano accorti, i nostri ospiti anche gli indirizzi e i numeri di telefono per poter contattare l'associazione Exit per maggiori chiarimenti o ulteriori approfondimenti o informazioni. Noi intanto vi ringraziamo per averci seguiti, è anche emozionante ed emozionale trattare questa materia perché ognuno di noi ha avuto dei grandi dolori in famiglia, io fra questi. Quindi vi do appuntamento a venerdì prossimo, parleremo di cose meno dolorose, parleremo dei dolci napoletani, un'abitudine veramente straordinaria della nostra arte culinaria. Ringrazio il presidente Coveri, ringrazio la dottoressa Palumbo, ringrazio Rita Menditto, ringrazio il dottor Neri Marchisio e Marco Longhi. Grazie. Con il suo straordinario libro, scusi ancora. Mi sto impaperando, buonasera a tutti, alla prossima. Buonasera. Buonasera a tutti.